amico, compagno, moglie oppure vicino di casa, che lui è uno che ha girato il mondo. No, io mangio salmone, no, io mangio svizzero. Oh, ma mangi la roba che c'è qua. Io ho girato il mondo, tutto il mondo, il paese più bello dell'Italia, purtroppo mi devo dare, dopo sono persistente, non ce n'è, aria bella, c'è il caldo. Signori, ricordatevi che il caldo non viene per fare un favore né a me, viene per aiutarci. Molti anziani muoiono di raffreddore, i polmoni si ammalano, perché sento caldo ventilatorio, sento caldo aria condizionata, questa ci asciuga i polmoni. Bello. Anche tu sei bello. Vieni qua, avvicinati. Grazie. Prendi, prendi. Quando prendi, apri la bocca. Signora, grazie. Prendi, non ti vergognare. Abbi più forza, non ti preoccupare. Vieni, la mano così, come a tutti. Vieni, signorina. Alfreda, come ti chiami? Alfredo. Vabbè, non sto qua. Tu sei uno che te la tira. Che bella ricotta, mamma mia. Non è andato, io vuoi un panino. Vieni, prendi qua. Prendi, prendi. Ah, dagli coraggio a sta ragazza. Bene, grazie della pazienza. Ok. Sappiate che non è importante quello che mangiate. Non è importante quello che spendete, ma è importante quello che socializziamo. Sì, sì, è vero. Che fate? Se me lo puoi tagliare facilmente, l'ho comprato qui, capito adesso. Sì, come non si capisce? Grazie a te. Aspetta, è chi? Cosa ci deve fare? Chi deve fare cose anche? Questa è una cosa che non abbiamo mai mangiato da noi, la vostra cosa. Possono essere tante cose. Ma con te fa già l'hai pagata, come ti chiami? Fior di Loto. Già. L'hai pagata. A tua moglie, che è tua moglie la casa? La signora la Natascia. La figlia me l'ha preparata e alla moglie l'ho pagata e al marito me l'ha... Ma visto. Quale paiero? E tuo genero? E tuo genero immortalato? Ma io l'ho mangiata così. Taglialo a dorare e poi gliela fai, gliela chiudi. No, no, guarda, dagli un bacio a quella persona con la maglietta blu che è dietro di te. Hai pagato, già hai pagato. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Prosciutto? Sì, 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 guarda. Arrivederci, alla prossima, arrivederci. Ciao, ciao, Sandro. Sapori che sono del nostro territorio, questo panino lo devi mangiare come se fosse un violino. Un violino. Sì, perché io ho rispetto della natura, ho rispetto di quello che mangio, di quello che faccio mangiare. Per me il cibo che è a chilometri zero fa bene. Questo è il rispetto. Grazie. Prego.